Il Fruttarolo vi aspetta con un vasto assortimento di prodotti per intolleranze alimentari di ogni tipo. Da anni, orientati all'alimentazione in base ai gruppi sanguigni, offriamo farine e pasta di legumi, olio di vinacciolo, caffè di cicoria, quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio, ma anche prodotti di pasticceria senza frumento, senza latte e un ottimo pane 100% quinoa. Vieni a trovarci a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Visita il nostro negozio online negozio.ilfruttarolo.it. Il Fruttarolo spedisce in tutta Italia. Seguici anche su Facebook, metti mi piace alla pagina Il Fruttarolo è anche bio e rimani aggiornato su tutte le nostre novità, mercatini ed eventi. Parma, beh, Parma, a Parma c'ho un sacco di bei ricordi, insomma, ho passato qua quasi tutti gli anni dell'università e quindi gli anni 70, ho finito l'università nel 77, per un anno mi ero fatto abbagliare dal San Raffaele a Milano, ma poi sono scappato subito indietro. A Milano si facevano gli esami sicuramente più facilmente, ma ho preferito fare gli esami un po' più difficili e seri e severi a Parma, ma città in cui si viveva decisamente meglio, piuttosto che passarli molto ma molto più facilmente a Milano. Infatti ricordo che a Milano ero riuscito a fare addirittura al quarto anno l'esame di anatomia patologica, che poi i miei amici che erano rimasti a Milano se l'erano fatti verbalizzare al quinto anno, invece io e Vincenzo che eravamo tornati qua abbiamo dovuto rifarlo qui a Parma con Tardini, se non sbaglio, che, ecco, insegnante, docente storico di anatomia patologica, molto molto severo. Va bene, grazie a chi ci ospita e vediamo adesso di fare qualcosa per renderci il più possibile utile, insomma, che questo incontro possa servire a qualcosa. Adesso dirò un po' di cose mie e poi lascerò lo spazio a voi, perché insomma immancabilmente sono le persone che hanno problemi di salute che devono cercare di risolverli questi problemi. Premetto, come sempre dico, che io non sono depositario di nessuna verità assoluta, su questo non ci piove. Non ho l'arroganza e la pretesa di essere depositario di un qualcosa di assoluto. Del resto ritengo che nessuno sul pianeta, soprattutto per quanto riguarda la medicina, sia depositario di verità assolute. Leggo sempre, siccome adesso siamo un po' in un'epoca in cui si cerca di indirizzare le cose verso un pensiero un po' dominante, verso un qualcosa di un po' di assoluto, ma leggo, porto sempre con me, e lo leggo, questa lettera dell'Ordine dei Medici della provincia di Piacenza, che è datato nel 14 giugno 2015, in cui si dava una bella spiegazione di quella che può essere la medicina. E si dice, è un paragrafo che fa parte di una lettera in cui si parlava della responsabilità professionale. La medicina, poi, non è una scienza esatta, nella quale esiste un solo modo di agire correttamente, ma un'arte, nella quale ogni medico esprime la propria formazione ed esperienza, unite alla sensibilità ed intuizione sue proprie. Lo ritengo una definizione fantastica, stupenda e proprio adatta a questa branca del sapere che è la medicina, che è un qualcosa di stupendo, perché almeno per quanto mi riguarda è una passione che ho, forse che avevo già da quando ero piccolo ancora.
Perché prendersi cura della salute delle altre persone è veramente un qualcosa di fantastico. Poter pensare di liberare le persone dalle malattie, spiegargli magari come si può fare per non ammalarsi e poi eventualmente, qualora si è ammalati, venirne fuori è un qualcosa di strabiliante. La soddisfazione che si può avere quando una persona guarisce è impagabile. Qua oggi abbiamo tra noi una bravissima persona che è Suor Giacomina, che è qua con voi, che è qua con voi a Parma, con un'età strabiliante, ecco, perché i suoi anni oramai si stanno avvicinando ai 90 anni, e che sulla soglia dei 90 anni ha trovato la voglia, la volontà di guarire. Strepitoso. Lo Stato dovrebbe dare un premio alle persone che hanno questa bellissima volontà e che ottengano dei risultati, per cui sgravano lo Stato da un sacco di spese. Quindi bravissima Suor Giacomina. Anzi, questa conferenza, io di solito quando vado a fare gli incontri e le conferenze non chiedo mai niente per me, chiedo sempre una tangente da destinare ai vari siti che hanno bisogno. Ultimamente erano state due chiese, quella di San Cristoforo, che è praticamente in comune di Bobbio, ed è la sede della parrocchia, la parrocchia del paese di Mogliazze dove io vivo, e l'altra invece la chiesa di Vesimo, che è sulla buona strada per essere sistemata e ristrutturata. Invece questo incontro, la tangente per questo incontro sarà da destinare all'Istituto Maria Ausiliatrice, che ha la sede qua in piazza San Bartolomeo. Anzi, poi lascio voi tutti, abbiamo stampato dei cartoncini dove ci sono tutte quante le indicazioni per chi vuole dare un aiuto, un contributo, certamente io vi ringrazierò. E lo dico da persona che non sono un credente, assolutamente. Però mi fa piacere indirizzare questa raccolta fondi verso coloro che hanno rappresentato hanno dato un grande segno di civiltà nei secoli e anche nei millenni, perché se non ci fossero stati i monasteri, i conventi, sicuramente l'Italia e l'Occidente non sarebbero stato quello che sono stati. Poi io vengo da Bobbio che ha visto finire il suo percorso terreno San Colombano, dove lì ha messo le basi per l'ultimo dei suoi conventi ed è stato un faro di civiltà insieme a Monte Cassino, è stato un faro di civiltà per tutto l'Alto Medioevo e fino al 1200-1300. Anzi, Bobbio adesso che è risultato vincitore del concorso dei borghi più belli d'Italia, il merito è proprio di questo santo irlandese. Quindi poi alla fine ve li lascio, e forza e coraggio, anche perché le suore non è che navighino nell'abbondanza, e poi tutto quanto è quanto di più comunitario ci possa essere la vita in un convento. Brave, complimenti comunque. Allora, veniamo a noi. Sono un po' di anni che... anni? Sono 40 anni che mi dedico a vedere che relazione ci può essere nelle malattie, tra appunto malattie e gli alimenti che noi assumiamo. E poi, oramai da quasi una ventina d'anni, ho indirizzato le mie ricerche a vedere che relazione ci può essere tra l'alimentazione, le malattie e il gruppo del sangue. E devo dire, prima ero passato attraverso i primi anni dell'università, perché già avevo questa passione, mi ero indirizzato alla macrobiotica, e tra l'altro qui a Parma, qui in sala, c'è uno dei fondatori storici, Luigi Ghillani, ecco, uno dei fondatori storici, uno dei primi centri macrobiotici d'Italia. Quindi che proprio ci eravamo ben conosciuti allora, a quei tempi, perché già io, sempre curioso come può essere appunto curioso, come sempre una persona del gruppo zero negativo, per giunta nato sotto il segno dell'acquario, subito, appena credo di essere stato tra i primissimi, ecco, a cercare di conoscere e fare amicizia con chi aveva posto le basi
per questa, diciamo, per questa teoria basata sulla macrobiotica, che a dire il vero la macrobiotica si era indirizzata molto verso l'utilizzo dei cereali integrali e lo scarso utilizzo, a dire il vero, delle proteine. E poi mi sono interessato di vegetarianesimo, di igienismo, poi mi ero appassionato per un periodo anche alla dieta zona del dottor Sears, Barry Sears, e poi ero incappato nelle teorie di questo Peter D'Adamo, naturopata americano, che mi aveva lasciato perplesso e nello stesso tempo curioso, perché è difficile pensare di risolvere tutti i problemi, per cui quando una persona non risolve i problemi deve darsi da fare molto, rimboccarsi le maniche a 360 gradi andare a cercare la causa. La causa, la causa, la causa. Il mio dogma è cercare la causa, anzi sono due dogmi. Uno è il dubbio, dubitare sempre, sempre, dubitare sempre di non avere la certezza in tasca. E poi di pensare che anche gli altri possano avere la verità in tasca. Solamente i risultati sono quelli che sanciscono se una persona vede le cose giuste oppure no. L'unico dogma è il risultato. Se no, tutte le teorie, non mi fermerò mai di affermarlo, tutte le teorie possono essere valide, tutte, ma chi è che sancisce qual è quella giusta? Sono i risultati che si ottengono, quello. Dopodiché, soprattutto nel campo medico, bisogna abbassare la testa e dire, bene, la mia convinzione non mi aveva portato dei risultati, la convinzione di Tizio o di Caio ha portato dei risultati validi, positivi e soprattutto duraturi. E credo che questa relazione tra alimentazione, gruppo sanguigno e malattie, credo che possa essere tra quelle che possono offrire proprio i risultati migliori in tempi più rapidi e a costi decisamente inferiori a tante, tantissime altre pratiche mediche. Dopodiché lasciamo il campo libero e aperto. Sono stato ultimamente a Modena, due settimane fa, a fare una conferenza e mi sono visto attaccato sul quotidiano locale di Modena da una persona che ultimamente sta diventando sempre più arrogante, un medico, una star, diciamo così, un luminare a livello nazionale. Nonostante quello c'era una folla veramente enorme, che tanti sono dovuti tornare a casa, e questo insomma non mi fa piacere, perché io non ho mai attaccato nessuna altra branca medica, mai nessuna. Non ho cercato di farmi conoscere, di fare carriera attaccando Tizio, Caio, Sempronio, chi fa omeopatia, chi fa agopuntura, chi fa medicina allopatica, chi fa medicina ayurvedica, ma per l'amor del cielo, mai. Io mi occupo di divulgare quello di cui sono venuto a conoscenza e di cui ho fatto esperienza, perché prima di parlare ho lasciato aspettare tanto ma tanto tempo. Prima di scrivere il libro La dieta del dottor Mozzi ci ho messo ben più di dieci anni di pratica basata su questa relazione gruppo sanguigno e alimentazione, proprio ben più di 10 anni li ho lasciati passare, e poi allora mi sono sentito in grado di scrivere. Quindi vediamo, dopodiché ve l'ho detto, nessuno ha la verità assoluta, io prima di tutti quanti. Ultimamente vedo che lo stato di malattia si sta diffondendo tantissimo e soprattutto vengono colpite le giovani generazioni, i bambini. Ci sono tantissimi bambini malati, di malattie anche decisamente prima sconosciute, ma non tanto sconosciute perché forse non si sapeva fare la diagnosi, ma proprio sconosciute perché molto, ma molto probabilmente non c'erano. Sono comparsi tanti tumori nei bambini, è arrivato molto, molto il diabete, che
che qualcosa c'era anche prima, ma non in modo così diffuso. Le malattie, diciamo, come possono essere artrite, artrite reumatoide, ce ne sono a bizzeffe, sono tante, senza parlare poi quelle che riguardano la sfera cognitiva, come l'autismo, la disgrafia, la dislessia, ce ne sono veramente tante. E su queste grava il mistero. Nessuno sa come mai siano comparse. Senza parlare poi di tutte le altre malattie che colpiscono gli adulti. Oramai basta guardare quello che sta avvenendo per quanto riguarda le problematiche tiroidee e oramai quasi il 10% della popolazione è interessata da problematiche legate alla funzionalità tiroidea. La colpa, la responsabilità viene data al 1986, aprile 1986, esplosione della centrale di Chernobyl, quindi 33 anni fa, però io devo dire questo, può essere che le cause risiedano in quello, però devo dire che ho visto tante persone risolvere i problemi tiroidei modificando l'alimentazione. E al che uno dice, se la causa era Chernobyl, il problema praticamente non si sarebbe potuto risolvere. Se la problematica era legata all'alimentazione, modificando l'alimentazione, tante persone che ci hanno messo impegno, costanza e hanno risolto questi problemi. E vediamo, proviamo, sperimentiamo. Non ci vogliono barcate di soldi per fare indagini, ricerca in questo settore. Basta essere un po' puntigliosi, un po' attenti e un po' costanti. Adesso stanno venendo a galla i grossi problemi di fertilità. C'è il crollo della natalità, che può dipendere da fattori economici, da fattori culturali, da tante altre cose, ma ultimamente viene dato risalto praticamente alla caduta della fertilità maschile dovuta a un abbassamento dell'ormone per eccellenza il testosterone e agli spermatozoi. Io sono anni che al di là dell'alimentazione dico che sarebbe opportuno per i maschietti insegnargli un tipo di abbigliamento e proporgli un tipo di abbigliamento come quello che è sempre stato l'abbigliamento dei maschi da che esiste l'umanità. Smettere di portare gli indumenti stretti, le mutande, i cosiddetti slip stretti, strettissimi, altrimenti ci può essere un surriscaldamento dei testicoli, conseguenza alla circolazione, con ristagno della circolazione venosa e tutto quanto. E devo dire che in questi giorni qua, guardando un po' in internet, ho notato che a Roma viene fatto un convegno proprio su infertilità maschile e abbigliamento maschile. Quindi, se penso che sono oramai 30 anni che vado predicando che i romani avevano ragione con i loro gonnellini, gli scozzesi con i loro gonnellini avevano ragione, tutti i mammiferi maschi hanno ragione perché i loro testicoli sono esterni, perché i testicoli funzionano a una temperatura più bassa rispetto agli organi interni. E quindi ci sarà un motivo se la natura ha dotato tutti i maschi dei mammiferi li ha dotati di testicoli esterni, ma invece la moda, l'abbigliamento, l'usanza, il costume ha fatto sì che noi facessimo diventare praticamente i testicoli come parte integrante degli organi interni. Tenendoli stretti all'inguine si surriscaldano. Infatti se si pensa che l'inguine insieme alla ascella, insieme alla bocca, insieme all'ano sono i posti di elezione per misurare, adesso c'è anche l'apparecchio che lo misura nell'orecchio, a dire il vero, sono i posti di elezione per misurare la temperatura corporea. Quindi, piano piano ci si sta arrivando. M Serramenti. Apri una finestra al risparmio con la nuova promozione Green. Due finestre, una porta finestra e una finestra prodotte in Italia in PVC verdine bianco in classe A, senza piombo né parti riciclate. Sette camere, doppio o triplo vetro, tre guarnizioni, 12 anni di garanzia, del valore di 4.500 euro a soli 1.990 euro con possibilità di detrazione fiscale per risparmio energetico. Chiama per un preventivo gratuito il numero verde 800 13 43 43 o visita i nostri showroom di Milano, Saronno, Lissone e Ponte Lambro.
Sono Lidia Gasparini, la titolare della vera casa della parrucca. Dopo 43 anni di Via Dante, ci siamo trasferiti in via Govone 68, angolo via Caracciolo. Sede unica. Qui troverete il più grande assortimento al mondo di parrucche pronte, oltre 630 modelli di parrucche sintetiche, in più tutta la gamma infinita del capello naturale. In pronta consegna. Qua trovate tutto, dal tupè alla parrucca all'infoltitore. Il tuo profumo, l'odore dei tuoi smalti, mentre ti prepari. Il Fruttarolo vi aspetta con un vasto assortimento di prodotti per intolleranze alimentari di ogni tipo. Da anni, orientati all'alimentazione in base ai gruppi sanguigni, offriamo farine e pasta di legumi, olio di vinacciolo, caffè di cicoria, quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio, ma anche prodotti di pasticceria senza frumento, senza latte e un ottimo pane 100% quinoa. Vieni a trovarci a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Visita il nostro negozio online negozio.ilfruttarolo.it. Il Fruttarolo spedisce in tutta Italia. Seguici anche su Facebook, metti mi piace alla pagina Il Fruttarolo è anche bio e rimani aggiornato su tutte le nostre novità, mercatini ed eventi. Siete tutti invitati alla nuova apertura dell'Official Store Lubecreo a Rozzano in via Curiel. Metà cucina te la regaliamo noi. Sì, hai capito bene. Prenota, scegli e metà cucina te la regaliamo noi. E non solo, inclusi avrai anche la lavatrice, l'asciugatrice e il toppinokite. Cosa aspetti? Chiama subito e prenota il tuo appuntamento 02 49 42 78 40 o registrati sul sito lubecreorozzano.it. Lubecreo Rozzano, un'occasione da prendere al volo. Che il problema della fertilità qui nell'Occidente molto sviluppato anche dal punto di vista della tecnologia, delle conoscenze, dell'assistenza sanitaria, la fertilità sicuramente è precipitata, la natalità è precipitata, diversamente dagli altri popoli del terzo mondo, dove l'unica cosa, moriranno di fame, ma l'unica cosa che hanno sempre a posto è la fertilità. L'unica cosa che riescono a fare è sfornare i figli uno dietro l'altro. L'unica cosa che le donne riescono a fare è allattare i loro figli. Qui non siamo capaci di ottenere questi risultati. Però per quanto riguarda il problema della fertilità, per quanto riguarda i maschi, devo dire questo. I maschi hanno problemi di fertilità, per quanto io ho potuto conoscere, solo ed esclusivamente quando c'è la cosiddetta zoospermia totale, la mancanza totale di produzione di spermatozoi. Altrimenti ho visto proprio dei maschi che avevano un basso livello di spermatozoi, un basso numero di spermatozoi, spermatozoi senza coda, senza testa, ipomobile, via dicendo, migliorare tantissimo in brevissimo tempo e risultare poi di nuovo fertili. Se c'è la zoospermia non c'è la fertilità, ma se ci sono un po' di spermatozoi in tempi rapidi si possono ottenere dei risultati. Certamente in primo luogo bisogna togliere gli indumenti che surriscaldano, fanno surriscaldare i testicoli, e soprattutto la pessima usanza di tenere questi indumenti stretti quando si va a letto, perché già a letto accumuliamo una quantità di calore enorme nel nostro corpo, e se noi teniamo per giunta degli indumenti stretti, il surriscaldamento è più che garantito. Ma il più delle volte il problema di fertilità dipende dallo stato infiammatorio dell'apparato genitale femminile. Anche quando tutto risulta a posto e che viene data la responsabilità alla parte maschile perché il tenore di spermatozoi è più basso del dovuto, non viene presa in considerazione lo stato infiammatorio femminile, che invece è la vera causa principale di questa problematica, della denatalità e della difficoltà a procreare. Anche qui non ci vuole molto. Ho visto persone arrivare ad avere il primo figlio anche dopo aver superato i 40 anni. Risultati stupendi, perché non c'è cosa
così strabiliante di permettere a una coppia di avere dei figli. È che adesso le donne sicuramente con lo stile di vita, con la cultura, ecco, prima pensano a tutto il resto e poi quando arrivano a aver superato i 35 anni arriva quella sirena che è costituita dall'istinto che ogni essere vivente ha e che pensano che allora il compito della parte femminile è quello di procreare, di garantire il futuro dell'umanità, perché siete voi donne, eh? Siete voi donne che avete in mano questa storia, siete voi che siete dotate dell'istinto di capire qual è la parte maschile giusta. Voi cercate di far sì che il vostro istinto diventi e resti sempre grande, forte, fortissimo, come lo fanno le femmine di tutti i mammiferi. È il compito che la natura vi ha messo addosso, che vi ha dato. È il compito più importante. Il compito più importante non è diventare, fare carriera politica, economica, sociale. No, no. Il compito che la natura ha riservato alle femmine dei mammiferi è quello di mandare avanti, per quanto riguarda l'uomo, l'umanità. E che oramai non gli viene data questa importanza. Mi era sempre rimasto impresso quella lettura ancora delle elementari, che sul sussidiario delle elementari c'era la pagina dedicata a Cornelia, la mamma dei Gracchi, che quando una sua amica, una matrona anche lì d'alto rango, che le mostrava tutti i suoi gioielli, tutte le sue collane, tutti i suoi ori, e chiedeva a Cornelia quali erano i suoi tesori, e Cornelia le presentò i suoi due figli. Quello, donne, quello rappresenta il futuro dell'umanità e soprattutto dell'Occidente, perché le altre parti del pianeta non ci pensano su. L'unica cosa che appunto riescono a fare, anche se muoiono di fame, anche se sono in mezzo alle guerre, è quello di procreare. Del resto, quello che è stato anche qui nell'ultima guerra, dal 40 al 45, se si va nelle anagrafi di tutti i comuni d'Italia, si va a vedere le nascite dal 40 al 45, è una cosa strepitosa. In piena guerra pensavano a mettere al mondo dei figli, pensavano al futuro. Qui, adesso in Occidente, in piena pace, in piena abbondanza, sì, ci sono delle aree di povertà, di difficoltà economica non da poco, ma rispetto alle altre parti del pianeta navighiamo nell'abbondanza. L'unica cosa a cui non si pensa e a cui non si riesce a dare risposta è proprio la procreazione e la fertilità. Oddio, la natura non guarda in faccia nessuno, non ha difficoltà a cambiare la popolazione dell'Occidente con la popolazione del sud del pianeta o degli altri popoli del terzo mondo. La natura non fa questi conti, i conti siamo noi che li possiamo fare. Comunque appunto i nostri genitori in piena guerra avevano una fiducia nel futuro incredibile e noi invece in piena abbondanza guardiamo solamente lì davanti ai nostri piedi e basta. Vediamo solamente come si può andare a passare il weekend, a passare da una parte, dall'altra, in giro per il pianeta e non invece alla cosa fondamentale, più importante, fermo restando che ognuno è libero di decidere come gli pare piace, anche se passare la staffetta oppure no, dice basta la staffetta con me, è finita, lascio che la facciano degli altri. Quindi il cibo lo introduciamo, lo mastichiamo, lo insalliviamo per bene, finisce nello stomaco, comincia una prima fase digestiva, passa nell'intestino e l'intestino assimila quello che serve e poi scarta quello che non serve e tutto finisce nel sangue. Ci finiscono le cose utili, le cose valide, ma ci possono finire anche le cose nocive, e lì il sangue le distribuisce a tutti gli organi e tutte le cellule, tutti gli organi sono programmati, ma con una programmazione che noi ce la sogniamo, programmati per funzionare in un determinato modo, correttamente.
Se ricevono questi organi, queste cellule, se ricevono il materiale giusto, bene, quell'organo, quelle cellule funzioneranno correttamente. Se non ricevono il materiale giusto, è possibile che scatti una reazione immunitaria, che può essere rapida, acuta, ma che può essere anche lenta, progredire lentamente fino a che magari sfoci in un fatto severo, cronico, da cui magari non è tanto facile venirne fuori. Quindi proviamo, non costa nulla vedere, verificare che cosa noi introduciamo è adatto o non adatto al nostro sistema immunitario. Non siamo quel camion che passa, che passerà anche qua a Parma, che prende i cassonetti dei rifiuti, meccanicamente li scarica dentro, c'è la coclea che trita, che trincia, e poi arriva la discarica, butta dentro, l'inceneritore butta dentro. No. Il corpo umano funziona con una precisione estrema. Tutti i vari passaggi sono monitorati dal nostro DNA, tutti. Se salta un passaggio, può succedere che a un certo punto determinate cose che prima magari riuscivamo a tollerare, poi non riusciamo più a tollerarle. Io ho visto nel tempo, quando ero giovane, la frutta la tolleravo e come, e poi c'è stato il patatrac. Negli anni 90 mi ero buttata a capofitto a mangiare un bel po' di frutta e contemporaneamente a non mangiare delle proteine adeguate, quindi sbilanciandomi sulla frutta, che è un guaio, che contiene il fruttosio, e sui carboidrati, sui cereali anche integrali, frumento integrale, riso integrale, via dicendo. Ma se mancano le cose fondamentali per garantire tutti i meccanismi, ossia le proteine, si va incontro a dei problemi. Per cui mi ero sbilanciato a mangiare tanta frutta. Mi ricordo quello che è stato il periodo mio più critico, era un settembre, oramai deve essere stato attorno agli anni 92-93, che già prima ci avevo avuto i segnali della tanta frutta che mi avevano fatto saltare le ginocchia, i tendini, i legamenti e le fasce muscolari che governano le ginocchia, e che a un certo punto mi sono trovato a settembre, che avevo la passione dei fichi, avrei vissuto sulle piante di fichi, e a Mogliacci non crescono perché siamo a 800 metri, ma il paese sotto San Cristoforo a 600 metri, fichi da tutte le parti. Anche quell'anno terribile del 1985, che abbiamo raggiunto le strepitose proprio temperature -20-25, che ha steso tutti i rosmarini e tutte le piante di fico del nord Italia, anzi anche forse della Toscana, invece lì a San Cristoforo, in questa conca stupenda proprio esposta per bene a sud, i fichi quell'anno lì a settembre ne erano venuti a bizzeffe. Comunque 1993, sì, credo quello, e vai giù. A fine giornata, dopo essermi impegnato per bene nei campi, negli orti, vi dicendo, giù a mangiare la mia scorpacciata di fichi. E più uno mangia fichi, soprattutto di gruppo zero, e lo stomaco non è contento, e lo stomaco continua a richiedere altro cibo, e avanti i cibi. Tre o quattro giorni di fichi mi sono trovato a sputare una schiuma bianca, tremenda. Basta, a terra, azzerato. Penso di averla scampata bella, e la storia andava avanti. E allora mi metto a digiuno, e che cosa uno mangia? Anche allora la mia convinzione era quella: mangiamo verdure, vegetali, verdure e frutta. Addirittura c'era il signore che veniva a portare le mucche al pascolo a Mogliacci, che mi portava la sua uva, che era la prima che maturava, e mangia frutta. E fino a che un bel giorno ho detto: Piero, qua dobbiamo metterci un attimo, metterci per bene la testa su questo problema. Stai a digiuno, Piero, va bene, sto a digiuno, non c'è la schiuma. E poi va bene, interrompiamo il digiuno e mangio un bel grappolo d'uva. Dopo 10 minuti neanche, i miei polmoni hanno cominciato a tirare fuori una schiuma bianca, proprio bianca così. E ho detto: ci siamo, la frutta, troppa frutta, sono diventati intolleranti alla frutta, intolleranti al fruttosio, basta. In 3 giorni non c'avevo più niente, cancellata la frutta.
Adesso ogni tanto mi permetto di mangiare la frutta, ma ci devo stare molto ma molto attento, anche perché la mia gamba, una di quelle lesionate proprio dalla troppa frutta, la mia gamba sinistra, il mio ginocchio sinistro, appena l'introduco mi manda l'avviso. È tutto lì. Quindi gruppo 0, per giunta negativo, si mangia la frutta, crisi nera. E non ci si può fare niente. E poi bisogna stare attenti, perché non è detto che sia una legge matematica 1 più 1 uguale 2. No, nel corpo umano 1 più 1 a volte può dare 3 o 1,5 o 2,5. Tante cose che si ritiene che in teoria, secondo questo buon libro del gruppo del sangue, che potrebbero andare bene, poi si scopre che invece non è detto che sia così. Ultimamente mi sta succedendo ad esempio con le nocciole, anche con gli altri semi oleosi, ma soprattutto con le nocciole. E niente, mangio un po' di nocciole, va bene, e mi piacciono molto. Poi le nocciole tostate sono strepitose, strabilianti, poi abbiamo la stufa a legna, ce le mettiamo sul piano, diventano strabilianti. Mangio adesso un po' di nocciole, più del dovuto, subito. C'ho due punti, due sensori, uno qua dietro la spalla sinistra e uno qua a lato, a livello del torace a destra, posteriormente, e subito arriva il prurito, il sensore. Domenica, che eravamo a Monza, al mercatino di Monza, lo racconto al mio vicino di banco, che è un bravo produttore di nocciole, e che lui mi dice: senti Piero, guarda questa mia crema di nocciole, come... certo che lo so che le tue creme di nocciole, le ho già sentite, sono buone, buonissime, ma però a me le nocciole devo starci all'occhio. E va bene, ha insistito, e va bene, io avevo due cracker di farina di amaranto, ci spalmiamo sopra un poco di questa crema di nocciole, perché con le creme bisogna stare all'occhio, perché uno in un attimo ne mangia senza rendersi conto, mentre le nocciole uno le può anche contare. Con questi prodotti così spalmabili non è che si riesce a quantificarli correttamente. Nel giro di un quarto d'ora i due punti critici mi hanno segnalato. Prima delle nocciole non c'era niente, dopo le nocciole è comparso subito il prurito. Certo, dopo un'ora e mezza, due, il sistema immunitario ha disattivato l'allarme. Bene, basta, stop. L'importante è capire quali sono i nostri allarmi, e il nostro corpo di allarmi ce ne manda a dire in diverse parti. Ce li manda a dire col rossore, ce li manda a dire col catarro, ho il naso che cola, ho gli occhi che lacrimano, ho il catarro in gola, ho il raspino in gola, ho i colpi di tosse. Mamma mia, il nostro corpo è pieno di sensori, è che noi non riusciamo a capire, non ci è mai stato spiegato che questi sono dei sensori, che non sono la corrente d'aria, non è lo spiffero, non è perché abbiamo incontrato uno che ci sta un po' antipatico. Sono i sensori immunitari, quelli che ci indicano che noi abbiamo introdotto qualcosa che non va bene. Del resto, pensate, il corpo umano come può essere sensibile? È sufficiente a volte un microgrammo, ma forse anche meno, del veleno, della sostanza inoculata da un insetto, che sia un'apa, una vespa, un calabrone, ma proprio stiamo parlando di quantità infinitesimale, e una persona ci può lasciare le penne. E se succede con queste sostanze, ci sono persone che invece vengono punte. Io ad esempio, se vengo punto da un'apa, ormai non mi fanno quasi più niente. C'è mio figlio che, se viene punto da un'ape, ha delle reazioni severe, severissime, da rischiare lo shock anafilattico. Per dire, non tutti siamo uguali, non tutti siamo costruiti allo stesso modo. Quindi dobbiamo imparare a capire questi sensori. Quando arriva la tosse, quando arriva lo sternuto soprattutto, non è perché uno ha aperto la porta e c'è creato, e la finestra che magari sono chiuse, e che c'è stato uno spiffero, una corrente d'aria che ci fa sternutire. Lo sternuto, e se, mi farebbe piacere farvelo provare adesso qua in diretta, se io ad esempio mi metto a mangiare un carboidrato, anche di quelli tollerati come una galletta di riso, e poi ci mangio vicino un frutto, ma nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti, ho degli sternuti. Se poi mangiassi delle
mangiassi delle arance, figuriamoci. Ho raccontato, quando appena arrivato, che c'erano un po' di persone con cui ho fatto un poco di chiacchiere, di parole, della storia in cui mi era successo di una persona che aveva portato con sé del kiwi disidratato, del kiwi secco, insomma, bello, verde, verdissimo. Insomma, il tempo che finisse nello stomaco questo kiwi disidratato, mi sono trovato senza voce, totalmente senza voce. E poi allora sono corse ai ripari, anche perché era l'epoca in cui mi mettevo al telefono all'incirca le 9 di sera e stavo al telefono fino verso le 11 passa, poi ho dovuto sospendere perché sennò ne andava proprio della mia salute, non sarei più riuscito a combinare niente. 3 o 4 tazzoni di acqua bollente mi hanno fatto sbloccare la digestione di quel kiwi disidratato. E lì sono riuscito poi a recuperare la voce. La persona che era con me in cucina è rimasto esterrefatto, perché non credeva anche lui ai suoi occhi e alla sua voce. Quindi provate, tenete conto che tutto ciò che vi succede è quello. Quando vedete una persona che continua a sbattacchiare gli occhi, non è perché magari cerca di vedere bene, è che prima ha mangiato qualcosa che non tollera. Tipo, se è un gruppo A, se è un gruppo 0, se è un gruppo B, uno beve del tè comune, il tè normale, il tè, o anche il tè detinato, non dico il tè verde, può avere come reazione immunitaria che i centri nervosi che governano il ritmo delle palpebre salta e uno continua a sbattacchiare gli occhi. Oppure se vedete qualcuno che comincia ad avere degli scatti di questo tipo, chiedeteli che ore sono, che cosa hai mangiato prima. E adesso sono tantissime le persone che cominciano ad avere questa problematica, questi scatti. Così pure con le mani che tremano, che può essere l'incipit di patologie molto gravi, molto severe, quelle che adesso si stanno diffondendo molto, come appunto il morbo di Parkinson. Provate a vedere, se a digiuno le mani sono ferme o se a digiuno le mani si muovono. Facilmente anche nelle persone colpite dal Parkinson le mani sono ferme. Fermo restando che non sempre il Parkinson si manifesta con il tremore delle mani, ma quasi sempre sì. A digiuno le mani possono essere ferme e subito dopo si possono muovere. Ma le persone di gruppo zero lo possono vedere molto molto rapidamente. Bevono un caffè e facilmente, dopo aver bevuto il caffè, se quelli di gruppo zero fanno la prova, prima di bere il caffè stendono le mani sono ferme. Dopo 10 minuti, un quarto d'ora che hanno bevuto il caffè, le mani si possono muovere. Idem con i battiti del cuore. Per i battiti del cuore il posto può essere qua, il polso dal lato del pollice, ma io dico che qua, abbassando un attimo il capo e si vanno a sentire qua sul fondo della gola, dove ci sono le parti molle, qua è ancora più preciso perché si sentono doppi. E lì lo vedete, un gruppo zero beve un caffè e nel giro di breve tempo il battito accelera. Anche se è in paradiso, anche se è in poltrona, anche se è sotto uno sdraio al sole, con la testa all'ombra. Quindi provate a vedere, tutto ciò che succede può avere una causa, anzi deve avere una causa. È che finora, insomma, devo dire che l'indirizzo è stato sempre quello di cercare il rimedio. Più che cercare la causa, si è sempre stati indirizzati verso cercare il rimedio. E invece io, forse sarà perché sono un bastian contrario, ho sempre cercato di capire la causa. Siccome l'avevo capita a mie spese, l'avevo capito sulla frutta, l'avevo capito con le fragole, l'avevo capito quando ero studente qui, che c'era un bravissimo docente, il professor Passeri di geriatria, che ci aveva preso il mio gruppo di studio, ci insegnava da bravissimo docente, ecco, come fare, come auscultare il cuore, i polmoni e tutto quanto, e ogni giorno ci metteva uno a turno, uno sul lettino ad auscultare. E quando mi ricordo quella volta che ascoltarono il mio cuoricino aveva delle aritmie. Insomma, a 20 anni, 21 anni non è tanto giusto e normale avere delle aritmie.
E lì va bene, il professore ci dice, sì, ci può stare, è una cosa giovanile, qualcosa del genere. Ma non era quello. Era la mia abitudine a fare colazione con cappuccino e brioche, caffè, latte e brioche, che poi erano i prodromi di un altro serio problema, perché poi si manifestò il problema alla cervicale e anche lì al CUP qua di Parma mi indicarono, mi indirizzarono verso fare i massaggi, una brava massaggiatrice, mi ricordo che mi riempiva di talco e mi faceva tutti questi massaggi e niente. E dopo pochi mesi saltai per aria con una colite di quelle tremende da farmela proprio nelle mutande. Ecco, sì, mi ricordo una volta alla mensa qua vicino al parco, dall'altro lato del parco, che un giorno come pranzo scelsi due uova fritte. Neanche il tempo di finire di mangiare le uova fritte e correvo a cercare un bagno per cavarmela. Quindi l'ho imparato a mie spese. Certo, non dico che siano proprio da rendere di uso planetario, ma ognuno lo può vedere, guardare, osservare. Al massimo dice no, non succede niente, non ho nessun riscontro. Ci può essere chi non ha riscontri, ma vedo che ultimamente di riscontri ne stanno venendo tanti, anche su delle malattie molto molto gravi e severe. Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Siamo Dimensione Bagno. Da sempre realizziamo, ristrutturiamo e arrediamo ogni tipo di bagno, con la garanzia di un servizio completo e certificato. Sostituisci la tua vecchia vasca con un nuovo e più funzionale box doccia, usufruendo dei benefici fiscali. Questo è il momento. Dimensione Bagno ti offre un lavoro veloce, preciso e a prezzi convenienti. Per il bagno migliore che tu possa desiderare, scegli Dimensione Bagno. A Pessano con Bornago, sulla statale Gratemelzo e sul web dimensionebagno.it. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere. Demas Milano è un atelier specializzato in abiti da cerimonia per lo sposo, la sposa, i testimoni e gli invitati. Avrete la possibilità di scegliere tra i capi disegnati dai migliori stilisti italiani e internazionali, tra cui Pronovia, Sposa Clara, Pignatelli, Armani, Petrelli, Versace, Lubiam o tra quelli della collezione Demas Privé. Con oltre 6.000 metri quadri di esposizione e 30 anni di esperienza, Demas Milano vi aspetta a Cesano Boscone in via Benedetto Croce 13. Per appuntamenti o informazioni 02 45 86 72 36 sul web www.demas.net. Il Fruttarolo vi aspetta con un vasto assortimento di prodotti per intolleranze alimentari di ogni tipo. Da anni, orientati all'alimentazione in base ai gruppi sanguigni, offriamo farine e pasta di legumi, olio di vinacciolo, caffè di cicoria, quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio, ma anche prodotti di pasticceria senza frumento, senza latte e un ottimo pane 100% quinoa. Vieni a trovarci a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Visita il nostro negozio online negozio.ilfruttarolo.it. Il Fruttarolo spedisce in tutta Italia. Seguici anche su Facebook, metti mi piace alla pagina Il Fruttarolo è anche bio e rimani aggiornato su tutte le nostre novità, mercatini ed eventi. Parlo di ciò di cui ho visto, ecco. Non sono qua a parlare come sta facendo qualcuno che comincia a parlare di 100, 110, 120 o anche più anni. Io parlo solo di cose di cui ho avuto la certezza, di cui ho constatato la veridicità. E poi si può sempre fare la controprova, nel senso che poi una persona dice ottiene il risultato e poi dice vediamo, proviamo a ritornare sui nostri passi, proviamo a reintrodurre quello che non va bene, e lì la controprova è rapida e immediata. Con l'asma, poi, tanto per dire, con le forme respiratorie è rapidissima, con le persone che hanno le caratteristiche asmatiche, mamma mia. L'asma a digiuno non ce l'ha nessuno. Dopo aver mangiato le cose sbagliate, l'asma ce lo possono avere. Le persone che sono programmate per avere il danno a livello di apparato respiratorio. Io ero stato programmato per avere il danno a livello di apparato intestinale e il mio danno andava a finire sull'apparato intestinale.
Un altro il guaio ce lo può avere a livello cardiocircolatorio, un altro, quelli più fortunati, ce l'ha sull'apparato cutaneo, ossia sulla pelle. Chi ha la psoriasi, tutto sommato, è fortunato. Tutti i guai vengono sulla pelle, tutti. Infatti non a caso che la psoriasi viene indicata come la malattia dei sani. Però se si vuole bloccare a tutti i costi la psoriasi, si continua a introdurre del materiale sbagliato, c'è il caso che questa psoriasi si trasformi in artrite psoriasica. Bene. Allora, adesso basta, sennò diventa una predica di quelle spaventose. Lascio a voi tutte le eventuali domande, fermo restando che non ho la pretesa di fare delle visite mediche qua. Io vi posso dare un consiglio, ben diverso sarebbe incontrarsi in un ambulatorio e cose del genere, però uno un consiglio lo può sempre ricevere, dopodiché ne fa l'uso che vuole. Qui abbiamo il bravissimo Paolo Bobiese che sta facendo le riprese di questo incontro per l'emittente Super Six Lombardia. Il canale è il canale 88, che si dovrebbe vedere non solamente in Lombardia e in Piemonte, ma anche nel Friuli e anche nella parte dell'Emilia, diciamo così, ovest, Parma, Piacenza e Reggio. Quindi chi vuole può vederlo. Invece per quanto riguarda la parte più in basso, l'Emilia che va da Modena in giù, dovrebbe essere One TV, ossia ONE TV, oppure prima Free, prima FR e doppia E, canale 92, 116, 213, 613. Poi c'è su YouTube la pagina Super Six canale 88, dove potete scaricarvi le cose, vedere, guardare. Tutto quanto. Allora, adesso facciamo un po' di vostre cose da dire, un po' di domande. Qua ci sono, come sempre dico, che quando ci sono le persone che hanno una certa età hanno la precedenza, se ci sono persone con degli handicap hanno la precedenza, se ci sono mamme o papà con dei bambini piccoli hanno la precedenza. Quindi cominciamo, vuole cominciare lei, Suor Giacomina? Mi raccomando, ricordatevi che avete questo convento di queste 10 suore qui a Parma, ecco, che bisogna fargli avere un buon sostegno, anche perché tante persone mi dicono ma a casa non sempre posso fare come voglio perché c'è il marito che dice questo, il figlio o la figlia che dicono questo. Ma pensate che difficoltà ci può essere in un convento dove le regole, le norme sono sempre abbastanza severe, ecco. Non è che sia così facile come possiamo invece fare noi. A lei, Suor Giacomina. E per tutto il 2020 la raccolta fondi sarà per il vostro convento, sperando che siano... Grazie. Che siano, visto che le chiese le abbiamo messe a posto. Troppa generosità. Sì, sì. Grazie, dottor Monzi. Allora, anzitutto mi presento, sono la figlia di Maria Ausiliatrice, siamo in due, sì. Qui presenti, due figlie di Maria Ausiliatrice. Apparteniamo a un istituto nato in Piemonte 150 anni fa e oggi diffuso in tutto il mondo. Siamo però più conosciute come Salesiane di Don Bosco. Va bene. Abito a Parma, in piazzale San Benedetto 1. Se Dio vorrà, fra due mesi avrò la gioia di spegnere 90 candeline, se avrò ancora il fiato. Quindi, il giorno qual è? Il giorno? Il 20 gennaio. 20 gennaio, va bene. Siamo nati quasi vicini, a distanza di un bel po' di anni, sono nato il 23, va bene. Sono suora dal 1950, una suora felice e sempre carica di entusiasmo per la gioventù.
E vedi quante cose abbiamo in comune, quasi l'età e sicuramente l'anno. Io sono nato nel 1950, l'anno santo, e per giunta mi hanno dato come terzo nome, mi chiamo Pietro, e poi gli altri due nomi sono Santo e Maria, si figuri lei. Oh. pensi lei, mio padre, che uomo di grandissima fede, incrollabile fede era, proprio. Quindi... Bene. Una vita donata a Dio con entusiasmo in mezzo alla gioventù, per educarla secondo lo spirito e le motivazioni di San Giovanni Bosco, che sono preparare dei buoni cristiani e degli onesti cittadini. Ho conosciuto il dottor Mozzi l'anno scorso, quasi per caso. Io al caso non ci credo tanto, ma un caso provvidenziale sì. Stavo navigando su internet cercando un personaggio che mi interessava in quel momento e mi si è presentato questo gran signore con tanto di barba che parlava niente meno che del diabete, la malattia di cui soffrivo. Perciò mi sono sentita incuriosita ad ascoltarlo e ho ascoltato. Ho capito che era un medico che diceva cose vere, serie, sensate. E ho continuato ad ascoltarlo e in me intanto nasceva il desiderio di attuare la dieta che suggeriva. È nato in me poi la forte motivazione per fare questa sorta di terapia. E la motivazione era questa: continuare a stare un po' meglio per poter rendermi ancora utile in mezzo ai giovani. Infatti io sono in mezzo ai giovani dalla mattina alla sera. E la forte motivazione ha sostenuto poi la costanza, perché se non c'è la motivazione, neanche la costanza esiste. E non si dura, perché è dura, La terapia non è facile. Quello che lei consiglia non è una cosa facile, è una cosa che richiede costanza, perché è difficile. Soffrivo infatti da circa 12 anni di diabete. La medicina ufficiale mi curava con le medicine, con i farmaci. E l'unico consiglio che mi dava era quello di astenermi dai dolci. Seguendo il dottor Mozzi ho capito che non bastava rinunciare ai dolci. Bisognava eliminare tutti i farinacei, quindi pane, pasta, fette biscottate, grissini, tutto. E non solo, anche i dolci, gli zuccheri e anche la frutta ricca di fruttosio. E questi sono i nemici della malattia di cui io soffrivo. E sono quindi i responsabili di questa malattia. Ho seguito poi i consigli che suggeriva, in particolare per il gruppo A a cui io appartengo. E sono mangiare carne bianca, pollo, tacchino, non maiale, tanto pesce, anche quello in scatola come il tonno, sgombri, sardine, eccetera, tanta verdura e legumi, non alla sera però i legumi, evitare le patate, i peperoni, le melanzane, i pomodori e quasi tutti i latticini. Dico quasi perché il dottor Mozzi una volta ha detto: beh, una mozzarella ogni tanto si può anche permettere.
o un po' di ricotta. Questa in sintesi la dieta che ho imparato dal dottor Mozzi, anche dalla lettura dei suoi libri preziosissimi che mi sono arrivati come dono dall'alto e per cui ringrazio ancora. In quattro mesi, con la grazia di Dio che mi ha dato costanza e motivazione, ho debellato il diabete, non c'era più. E contemporaneamente, a mia felice sorpresa, perché questo non era in programma, io volevo solo curare il diabete, ma mi sono trovata che dovevo fare l'intervento al tunnel carpale. E quando sono andata dal medico la seconda volta con il secondo referto che doveva stabilire la data dell'intervento, mi ha detto: ma lei non ha più niente, è stata miracolata da Don Bosco. Diceva così di Don Bosco perché quel medico era un ex allievo salesiano e quindi eravamo un po' imparentati. Io lì per lì ho detto: eh sì, forse Don Bosco mi ha guarito, ma io sapevo la causa per cui era sparito quel male. E con quello erano spariti altri mali, come l'osteoporosi, che era diffusa in tutto il corpo. Il colesterolo è stato abbattuto, i disturbi dell'apparato digerente anche, la stanchezza e tanto altro. Mi sono sentita molto meglio, piena di energia. Ho espresso immediatamente la mia riconoscenza al dottor Mozzi tramite una lettera al suo indirizzo, che non ha mancato di farmi arrivare il suo compiacimento. E con quella lettera ho comunicato gli strepitosi risultati che avevo ottenuto facendo la sua dieta. Attualmente continuo a ringraziare Dio, datore di ogni bene, che ha usato come strumento il dottor Mozzi, che ancora ringrazio e oggi ho anche la fortuna di ringraziarlo pubblicamente. Sì. Grazie, dottor Mozzi. No, ma soprattutto grazie a lei, Suor Giacomina, perché questo è un esempio strabiliante. Io continuo a dirlo e non mi stancherò mai di ripeterlo. La sua lettera, e anzi questa sua testimonianza, dovrebbe essere presa dal Presidente della Repubblica, Mattarella, e a reti unificate di tutte le emittenti pubbliche e private, leggere la sua lettera o fare sentire la sua testimonianza. Guardi, adesso che si sta facendo questa manovra finanziaria che vede tutti quanti che sono uno contro l'altro, tutti i risparmi che servono per far decollare l'economia italiana verrebbero dalla guarigione di tante persone. I risparmi coprirebbero tutti i miliardi che servono per far raddrizzare la barca Italia. Grazie di cuore e vediamo se adesso vanno a posto anche le altre cose, che c'è un po' la pressione che fa un po' la ballerina. Vediamo. Brava, grazie. Grazie di cuore. Del resto a San Giovanni Bosco sono molto grato anch'io, perché l'oratorio di Bobbio è dedicato a San Giovanni Bosco, e quindi se penso a tutte le partite a calcio balilla, ping pong e al calcio che avevamo sul campetto e il giro sulla giostra di ferro che facevamo, come si fa a non pensare a San Giovanni Bosco, per uno degli anni 50 che ha vissuto di pallone e calci nel sedere se non si rigava dritto e di oratorio. Ecco, quindi va bene. A posto, allora andiamo avanti, se ci sono, avete sentito chi ha la precedenza, e se no tutti alternando, una donna e un uomo, una donna e un uomo,
fino verso le 5.30, 17.30 o qualcosa in più sono a vostra disposizione. Buonasera. Buonasera. Ciao, Pasquale. Piero, è un piacere rivederti. Sì. Ti saluto con immenso piacere. Sì. E saluto tutta la platea. Saluto anche qui alla mia sinistra due miei professori dell'università con cui ho un grande debito. Sì. Di riconoscenza, il professor Roberto Del Signore di Medicina Interna. Sì. E la professoressa Gabriella Coruzzi, docente di farmacologia. Veniamo a noi, ci conosciamo. Sì. dall'aprile 2012. E io grazie a te. Ci eravamo conosciuti per telefono, esatto. In seguito ad una mia lettera tu. Sì. Mi hai telefonato, mi hai chiesto quali erano i miei problemi erano fondamentalmente mi ricordo ancora il punto preciso da cui stavo telefonando. Stavo tornando da Piacenza ed ero in prossimità di Perino, dove c'era una rotonda di nuova fabbricazione. Ed ero lì che stavo telefonando a te. Ecco, e i miei problemi erano tre. Mi è talmente rimasto impresso quel nostro colloquio lì telefonico. Anche a me ha cambiato letteralmente la vita. Io avevo tre problemi insormontabili. L'obesità che mi portava indietro da 40 anni, adesso ne ho 47. L'ipertensione che mi portava avanti da quando avevo 26 anni e una cefalea tensiva cronica che portavo avanti quotidianamente da quando avevo 14 anni. Ho iniziato la tua dieta, ho perso 30 kg, ho eliminato gli antipertensivi, ho detto addio alla cefalea, sono completamente rinato. Ecco, io lo devo testimoniare in scienza, coscienza. E devo anche dire che ero scettico, non credevo assolutamente in nessuna delle teorie che tu dicevi. Sì. Però ero arrivato ad un punto di disperazione tale che un tentativo era... Come gruppo zero negativo si tenta sempre, no? Si tenta sempre. Io ho tentato, non si ha paura neanche tu mi hai del detto, diavolo. Tu mi hai si detto prova. Tenta 15 giorni, sì. Vedi cosa succede. Io in 15 giorni ho visto già 10 kg andare via, il mal di testa allentarsi, la pressione migliorare e poi piano piano ho sospeso tutti i farmaci che mi portavo dietro. Quindi ti ringrazio sentitamente come faccio sempre. Sì. Grazie. Grazie al dottor Pasquale Rubino, che è un medico qui dell'ospedale di Parma. Va bene, allora, a noi. M Serramenti. Apri una finestra al risparmio con la nuova promozione Green. Due finestre, una porta finestra e una finestra prodotte in Italia in PVC vergine bianco in classe A, senza piombo né parti riciclate. 7 camere, doppio o triplo vetro, 3 guarnizioni, 12 anni di garanzia, del valore di 4.500 euro a soli 1.990 euro con possibilità di detrazione fiscale per risparmio energetico. Chiama per un preventivo gratuito il numero verde 800 13 43 43 o visita i nostri showroom di Milano, Saronno, Lissone e Ponte Lambro. Sono Lidia Gasparini, la titolare della vera casa della parrucca. Dopo 43 anni di Via Dante, ci siamo trasferiti in Via Govone 68, angolo Via Caracciolo. Sede unica. Qui troverete il più grande assortimento al mondo di parrucche pronte, oltre 630 modelli di parrucche sintetiche, in più tutta la gamma infinita del capello naturale. In pronta consegna. Qua trovate tutto, dal tupè alla parrucca all'infoltitore. Il tuo profumo, l'odore dei tuoi smalti, mentre ti prepari. Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Siamo Dimensione Bagno. Da sempre realizziamo, ristrutturiamo e arrediamo ogni tipo di bagno con la garanzia di un servizio completo e certificato. Sostituisci la tua vecchia vasca con un nuovo e più funzionale box doccia, usufruendo dei benefici fiscali. Questo è il momento. Dimensione Bagno ti offre un lavoro veloce, preciso e a prezzi convenienti. Per il bagno migliore che tu possa desiderare, scegli Dimensione Bagno a Pessano con Bornago, sulla statale Grate Melzo e sul web dimensionebagno.it. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere.
Sì. Buonasera. Buonasera, noi ci conosciamo già. Sì. Io volevo stare il mio problema perché penso che possa servire a tanti. Io soffro di diverticoli, sì, di diverticolite acuta recentemente, e mi ha portato a una diverticolite emorragica. Sono stata ricoverata una settimana. Volevano operarmi ultimamente, sì, 15 giorni fa, però sapevo già di avere la diverticolite acuta a giugno attraverso una coloscopia che non era stata fatta perché avevano detto che avevo i diverticoli infiammati e mi avevano dato dei medicinali, non so se posso dire quali. Sì, va bene, comunque dei farmaci, sì, insomma, farmaci, per vedere, sì, di contrastare questo stato infiammatorio. Sì. Ora, poi 15 giorni fa è successo questa diverticolite emorragica. Oltretutto io sono in TAO perché sì, nel 2005 sempre i diverticoli mi hanno provocato un'endocardite batterica acuta con sostituzione della valvola. Con quindi una propria, TAO, l'utilizzo del Coumadin, sì, per una propria farmaco anticoagulante. Sì, sì, sì. Per cui probabilmente è stata anche aggravata da questa terapia. Solo che io non so più cosa mangiare. Io seguo la sua dieta, però secondo me ho sbagliato qualcosa quest'estate. Sì, quest'estate. Ossia, i diverticoli ci possono essere. I diverticoli sono delle estroflessioni del tubo digerente, con cui ci si può convivere, come sì, tante altre problematiche ci si può convivere, come ad esempio le protrusioni discali, come l'ernia al disco, ci si può convivere. L'importante è non creare uno stato infiammatorio che poi fa scatenare appunto l'infiammazione acuta, da cui se l'infiammazione è potente si può arrivare ad avere una diverticolite acuta emorragica. Sì, ma dove ho sbagliato? Anche ad esempio anche un eccesso di semi oleosi. Sì, anche un eccesso di mandorle o di noci può portare, sì, ad avere quello. Senta, è un eccesso di verdura cruda? È possibile? Quale verdura cruda? E tutte le consigliate, cioè cicoria, catalogna, radicchio rosso, broccoli, sì, cavolini, cioè proprio in abbondanza, li ho mangiati. E conditi... Sì, ma è un po' presto per passare a queste verdure qua nel mese... Quando c'è stato il mese di... Io l'ho avuto il 16 d'ottobre questa... Sì, va bene, ci possono essere, ma è un po' presto, anche perché la temperatura è un po' elevata e quelle sono verdure da usare nei periodi freddi. Comunque il consiglio che io do, certo, qualsiasi cosa in eccesso, come succede per l'ossigeno, se uno si mette a fare la respirazione di quella controllata, la respirazione diaframmatica, chiamiamolo così, dove uno svuota bene i polmoni e poi introduce l'aria con il naso, gonfiando bene, facendo spostare bene il diaframma in basso, e lo fa 3 volte, va bene, lo fa 4, ci può arrivare, lo fa 5 volte, casca per terra. Iperventilazione, uno casca per terra. Dico sempre, quando ci sono, avvertiamo che ci sono dei problemi o che ci possono essere dei problemi, bisogna tirare i remi in barca. Ci si alimenta con 1, 2, non più di 3 alimenti per pasto. Ma io non avevo sintomi, il problema è questo. Cioè, a giugno mi sembrava di stare benissimo. Sì, ma è difficile che non arrivino sintomi, ecco. Oddio, può succedere che arriva un tuono anche a ciel sereno. No. Ecco. Sì, dottore, li avevo. Non c'è stato qualche dolce particolare? No, qualche sgarro a Ferragosto? No, niente. Dunque, no, ho mangiato, questo ho sgarrato, un piatto di tortelli di zucca, una settimana prima. Tortelli di zucca. Ma lei ha sempre detto che si può, uno sgarro va fatto. No, uno di gruppo 1, se non sbaglio il gruppo B, no? Positivo. Se non sbaglio. Sì, perché ci conosciamo con la signora qui presente, perché tra l'altro è... prima la sua famiglia viveva nelle zone di Bobbio e con suo fratello, che tra l'altro è un collega medico, ci conosciamo da quando eravamo studenti al liceo, quindi sì, gruppo del sangue B. I tortelli, un'altra volta, una persona di gruppo B se li mangia non di zucca, ma se li mangia di ricotta ed erbette o spinaci e stop. Perché già il tortello comprende il glutine, comprende la ricotta e comprende in questo caso la zucca. E la zucca per il gruppo B è uno dei veleni più potenti.
insieme al pomodoro, insieme al mais, insieme al glutine. Sì, sì, questi li avevo già tolti. Mi ricorderò sempre la storia di quel bambino che era ospite insieme a sua mamma, un bambino tedesco di nome Felix, e sua mamma, una sera eravamo a tavola, mogliazze, la mamma aveva cucinato la zucca, il bambino gruppo B, e il bambino, quando vide la zuppa di zucca nel piatto, non ne voleva sapere di mangiare la zucca. La mamma, da buona tedesca, l'ha intimato di mangiare la zucca. Il bambino allora ha obbedito, ha mangiato la zucca, e dopo un po' vediamo che si alza, va fuori e poi torna indietro sbiancato. La mamma gli chiede: Felix, che cosa è successo? In tedesco, ma avevamo capito bene o male, e Felix gli aveva detto che aveva vomitato tutto. E poi gli ho detto: hai visto? Hai voluto obbligare il tuo figlio a mangiare la zuppa di zucca, gruppo B, non tollera la zucca, l'ha mangiata e l'ha vomitata. Allora sono i tortelli. Ah, è possibile che abbiano cominciato a scatenare lo stato infiammatorio. Senta, un'altra domanda, voglio sapere un'altra cosa, non so se può essere interessante per il gruppo B. Io ho mangiato anche, perché me li avevano regalati, dei cracker fatti con la farina di mandorla e la farina di cocco. Sì, è altra possibile che certamente, anche questo? Certamente. Cioè, per cui io ho sbagliato completamente. A Bobbio c'è un bravo pasticcere, Roberto, che fa la torta di mandorle, quella che consiglio nel libro, che la potete trovare, tutti quanti ve la trovate, torta di mandorle, uno dei dolci che io sponsorizzo. Devo ricordarmi quel 20, che così vediamo di far avere una torta compatibile, Suor Giacomina. Torta di mandorle che non prevede, c'è un po' di zucchero ma non prevede assolutamente la farina. Torta di mandorle brutte e buone. Questo negozio di panetteria che fa i brutti e buoni e la torta di mandorle buonissima. Vado come tutti i sabati e passo lì per salutarli, e sua moglie Stefania mi fa: ma no, Roberto, non lo sai, non c'è, è stato ricoverato. Come ricoverato? Sì, è stato ricoverato per un attacco di diverticoli, urgente. E l'ho detto: ma come mai? Che cosa ha mangiato? Ma no, non ha mangiato niente. Ho scavato, perché poi divento di un'insistenza proprio quasi quasi che con un mitra piantato al cervello devono dirmi che cosa hanno mangiato. Aveva mangiato un piatto ricco di pinoli. I pinoli, che per il gruppo 0 possono andare benissimo, per il gruppo A vanno benissimo, al gruppo B gli ha scatenato un attacco acuto di proprio infiammazione dei diverticoli, peritonite quasi. L'hanno beccato in tempo. Basta, ha fatto tesoro. Quindi certi semi oleosi per il gruppo B possono essere letali. Le nocciole in primis, gli arachidi, i pistacchi, i semi di zucca, i semi di girasole. No, quelli mai, mai. No, mai. No, basta. Ma però adesso, per tirarsi fuori, proprio il discorso di semplificare al massimo l'alimentazione. 1, 2, non più di 3 alimenti per pasto. Certo. E poi vedere come funziona l'intestino, vedere e decidere. Poi ci sono dei buoni esercizi, se vi prendete un buon libro di yoga, di Hatha Yoga, dove ci sono degli esercizi che riguardano la contrazione dell'addome, dei muscoli addominali. Ci si piega buttando fuori, ci si piega sulle gambe, sulle ginocchia, comunque ci sono tanti testi, in questo modo qua, svuotando bene i polmoni dall'aria, praticamente il diaframma risale e i muscoli retti dell'addome comprimono gli organi addominali, e in quella compressione, se c'è qualcosa che non va, se c'è qualche stato infiammatorio, si sentono i vari spilli nei vari punti, nei vari quadranti dell'addome. È lì. Proviamo a vedere. Sì. Brava, grazie. Forza. Grazie. E occhio, e più gli anni vanno avanti e più gli sgarri non sono accettati. No, ma non sono io che comanda, è il sistema immunitario di ognuno di noi che comanda. Noi dobbiamo capire che noi dobbiamo essere i più fedeli possibili a queste regole ferree che sono dentro di noi. È tutto lì. Assolutamente. Quindi, d'ora in avanti, quando andiamo fuori, allora facciamo ricotta, biete, coste o spinaci e un poco di salvia. È tutto lì.
L'olio decisamente per un gruppo B, decisamente meglio rispetto all'extravergine d'oliva, decisamente meglio l'olio di semi di uva. Sì, va bene, proviamo. Uomini all'arrembaggio. Buonasera. Siamo così, alzatevi in piedi che così tutti quanti vi vedono. Buonasera dottore, Stefano, sì. 49 anni, vengo da Malostica in provincia di Vicenza. E cosa fa? Ha urlato per tutto il viaggio con questa voce? No, ce l'ho sempre così, ce l'ho sempre così. Sempre così? Sì. Allora, 3 anni fa sono partito per scherzo a fare la sua dieta dopo tante diete per problemi di peso. Sì. E sono andato giù di più di 20 kg. Sì. E ho tirato via, andato via il dolore cervicale. Sì. E il problema è che un anno fa, per motivi personali, ho dovuto cambiare lavoro. Prima ero sempre in macchina, sì, su tanta strada, adesso lavoro praticamente al freddo, ossia tra meno 20 e più 2 gradi. Sì. In un'industria praticamente... Ossia con celle frigorifere o che esattamente. Cosa? Esattamente. Quindi entra ed esce, entra ed esce. Sì, sì. Ed è questo il sbalzo che ho rispetto a fuori. È tra le cose possibili. Sì. Il problema qual è? Che praticamente alla sera ho dei crampi a livello di polpacci e soprattutto i talloni, che ho un male pazzesco. Prima di cena o dopo cena? E quando finisco il lavoro. Alla sera finisco il lavoro. A che ora finisce il lavoro? Sì. Questo è un problema. A che ora finisce il lavoro? Beh, generalmente faccio dalle 12 alle 13 ore al giorno. Sì. Quindi inizio alle 6 di mattina e finisco anche alle 8 di sera. Sì. Faccio e poi cena dopo? Beh, sì. Quindi i crampi ci sono solamente prima, invece quando va a letto i crampi non ci sono. No, ce li ho, anche durante la notte. Un disastro. Anche la notte? Sì, un disastro. Il gruppo del sangue qual è? A. Allora? Mi attengo rigorosamente. Questa voce molto probabilmente dipende dal reflusso gastrico. È lui che determina le cose. Uh-huh. E i crampi in genere dietro ai crampi c'è un eccesso di amidi e di zuccheri. Quindi attenzione a tutti gli amidi, compresi anche i cereali, non dico quelli col glutine, ma anche riso, mais, ormiglio, quelli con cui una persona di gruppo A potrebbe andare d'accordo. Attenzione allo zucchero, ai dolci, al cacao, al cioccolato, attenzione alla frutta. Frutta ne mangio quasi poca. E di solito, invece al mattino non ci sono, quando si alza non ci sono più i crampi. Li sento un po' meno, ma durante la notte passano, ma il problema è da quando termino il lavoro fino a quando vado a letto. E lei delle cose che le ho detto, dolci, zuccheri, cacao, cioccolato, frutta e cereali, che cosa usa? Allora, il riso mangio a pasto, ma il riso in bianco. Sì, okay. Pranzo? Sì, a pranzo. E alla sera cerco di stare leggero, quindi mangio le verdure che mi sono consentite. Alla mattina mangio, come diceva lei, o i glutini ma buoni, oppure una torta di mandorle, e bevo il carcadè, non bevo il tè normale, uova, e quindi mi attengo più o meno a quello che lei suggerisce. E dolci, zuccheri, cacao, cioccolato, caramelle, chewing gum, niente? No, neanche bibite gassate. Bibite e usa sempre il riso? E allora, avendo pochissima pausa a pranzo, io e la mia compagna ci fermiamo sulla mensa a mangiare. O c'è la pasta o c'è il riso, insomma. E perché dopo tutte, ma anche se c'è una zuppa... Facciamo una prova, una settimana, sì. E lei abbandoni i cereali, provi, sì, ad abbandonare i cereali e si porta lei una bella vaschetta dove ci mette dentro i suoi legumi, che uno a uno vedrà con quali va più d'accordo, se è meglio le lenticchie o se sono meglio i piselli, se sono meglio i cannellini, quelli che trova anche, tanto per dire, in qualsiasi negozio, sì, supermercato, già pronti e preparati, e provi a metterci insieme o delle uova o del pollo o del tonno e proviamo. E si porta una verdura, o che sia, visto che è della zona di Treviso, il suo radicchio di Treviso che non manchi, oppure, sì, il finocchio, il sedano, e vede. Okay. E poi proviamo a vedere se arrivano i crampi. Okay. Non sarebbe la prima volta che una persona di gruppo A ha dei problemi con la tolleranza del riso. Perché il problema è o pasta praticamente, sì, per quella è già da evitare. No, fa la prova, tanto, esatto, una settimana, poi casomai mi manda una mail e mi dice: sono quel signore, ci siamo sentiti a Parma e ho fatto la prova, il risultato è stato negativo, il risultato è stato positivo, perché
questa storia qua, l'ho detto, i crampi l'ho imparato a mie spese, poi l'ho sperimentato, sì, l'ho visto su un'infinità di persone, per avere i crampi ci vogliono proprio zuccheri e amidi combinati insieme. Ho capito. Io l'ho imparato a mie spese, soprattutto con le patate e il miele, per cui se mi capitava di mangiare alla sera qualche pezzo di patata e un poco di miele, poi avevo dei crampi che mi sembrava che mi si spaccassero la tibia e il perone. Proprio. Okay. Però il consiglio che le do è quello: si porti sempre un termos d'acciaio, sì, con dentro dell'acqua bollente. All'insorgere dei suoi crampi, lei si beve un bel bicchierone, se non basta anche due, di acqua bollente. Di solito mi porto sempre il termo, magari col carcadè mi mettevo dentro. Con dentro zucchero o senza? Senza zucchero. Niente, provi solo l'acqua bollente. Acqua bollente, ok. Del resto i crampi, vedete bene quanti sono sui campi di calcio, sì, i calciatori che a un certo punto sono preda dei crampi. Perfetto. Ma in genere l'acqua bollente sblocca i fenomeni digestivi, i processi digestivi, esce il gas dallo stomaco e poi riprende la circolazione, che invece si blocca e si paralizza. Infatti ho sempre i piedi freddi, sempre freddi. No, sempre no, forse al mattino appena alzato no, ma dopo i pasti sì. Sì, vero, e si vede che la colazione è meglio farla salata invece che dolce, con la torta brutta e buona, vi dicendo, lei avrà già pronto il suo bel minestrone nel frigorifero, lo tira fuori intanto che si prepara, si lava, si fa lavarlo, sì, vi dicendo, lo scalda bollente, dopo che l'ha scaldato bollente prende due uova, intanto che bolle ci rompe dentro due uova e se lo mangia, vede che se poi i piedi restano caldi o freddi. Sì. Quando si blocca la circolazione a livello di apparato digerente, il che vuol dire un lago di sangue che non ricircola più, perché qui abbiamo un lago, sì, nell'apparato digerente con tutti i capillari, c'è una massa di sangue enorme, non c'è più la circolazione periferica, per cui ci si può trovare le mani fredde e ghiacciate o ci si può trovare i piedi freddi e ghiacciati. Perfetto. Proviamo. Grazie, dottore. E poi sentiamo se la voce... Può essere, ma non sarebbe la prima volta che il riso fa qualche brutto scherzo a quelli di gruppo A. Grazie, gentilissimo. Va bene. Buonasera. Buonasera. Sono Silvia, ho 43 anni, sì, e sono del gruppo A. E dove abita Silvia? A Montecavolo, a Reggio Emilia. Sì, a Reggio Emilia. Sì, sì, un piccolo paese in collina. Sì. Allora, partendo dal presupposto che noi siamo 5 in famiglia e abbiamo 3 gruppi sanguigni, perché va ho bene, un figlio adottato, quindi abbiamo A, B e 0, e per me è stato un incubo, sì, perché mio marito è stato difficile da gestire, ma anche i ragazzi, e quindi i primi 3 mesi sono stati davvero... Dov'è il marito difficile da qua, gestire? Ed è un gruppo 0. Ma voi donne avete degli strumenti per gestire i maschi, eh? Oh. Parliamoci chiaro. Vada a leggersi Lisistrata, qualche vecchia storia dell'antica Grecia. Sai, io lavoro tutto il giorno e ho 3 figli, quindi sì, certo. Un po' stanca anche. Allora, intanto vorrei rifarmi a Sor Giacomina, perché disperata per il mio stato di salute, io le scrissi anche una lettera, lei mi rispose, e da 7-8 mesi che io faccio la sua dieta. E durante il rosario, perché non, veramente non sapevo più a che santi appellarmi per tutti i problemi, sì, che avevo, la sera, niente, vengo a conoscenza del dottor Mozzi e quindi comincio a catalogarmi rispetto alla sua dieta, guardare YouTube, poi un amico faceva già da tempo la sua dieta e sono partita. Io non saprei se partire dall'alto o dal basso per tutti i problemi che avevo, quindi sarò breve. Fibromialgia a livelli acuti, proprio la medicina e i medici hanno sempre detto che avendo fatto l'atleta professionista avevo avuto troppi cosa carichi. Faceva? Che atleta faceva? Io ho giocato tutta la vita a pallacanestro in Serie A e adesso alleno... E in Serie A in quale squadra giocavo? A Cesena. A Cesena. Sì, al Conad Cesena. Mm. Sì. Adesso alleno basket maschile. Fibromialgia, quindi la colpa è stata data ai carichi di lavoro troppo pesanti, sì, e poi problemi ai denti, sì, penso di avere più impianti in bocca io di tutta la gente che c'è qua dentro, e problemi a livello di digestione,
colite, emorroidi operata e quasi rioperata, poi è arrivato lei e non mi sono rioperata, ragadi. No, io a Monte Carlo non sono mai arrivato. È arrivato con YouTube. Poi problemi alle articolazioni, sempre. Anzi, mi hanno invitato per l'anno, le ho detto per l'estate prossima, su sull'Appennino Reggiano, in un piccolo, neanche in una frazione, che gli ho detto va bene, ci vengo volentieri. Quindi, adesso non ricordo più qual è questo borgo. Sì, ma proprio sull'Appennino, nella zona del parco, lì ci deve essere un parco dell'Appennino. Sì. E articolazioni, quindi ginocchia disintegrate, ho smesso di giocare per quel motivo, caviglie disintegrate, cuffie dei rotatori. Non quindi abbia a cuore l'alimentazione dei suoi atleti. C'è un piccolo problema. Perché 11 brocchi che stanno bene, che non si rompano e che sono concentrati, mettono sotto 11 fuori classe e mezzo acciaccati. Allora diciamo che su 80-90 bambini, due mamme mi hanno ascoltata e una ha risolto un problema di asma, chiaramente ho parlato di farina del mio sacco, e un'altra mamma eliminando i latticini ha risolto un altro problema, però vabbè, non è così facile portare questo cambiamento. Sì. E niente, ero piena di farmaci fin sopra i capelli, poi spesso la notte mi alzavo con sensazioni di formicolia, adesso so cos'è, alle mani e ai piedi, quindi mi dicevano attacchi di panico, per cui avanti con tutto quello che la medicina consiglia per quanto riguarda gli attacchi di panico, mi capitava quasi tutte le notti, per cui io mi alzavo e gambe su e stavo male, ambulanza, e invece in realtà due bicchieri d'acqua bollente, limone, risolto il problema. E niente, ho cominciato faticosamente, sono molto rigida perché io ho origini friulane, quindi prendo dalla mamma il lato caparbio, e sono riuscita a risolvere tutti i miei problemi, per tutti, intendo tutti. Io facevo 3 massaggi alla settimana perché con la fibromialgia veramente non stavo assieme, e ho smesso di fare i massaggi, ho smesso gli antidolorifici, cortisone, ho smesso tutto ciò relativo alla digestione, tutti i farmaci relativi alla digestione, alla colite, passate emorroidi, passate ragadi, ho ricominciato a giocare a pallacanestro al campetto sul cemento assieme ai miei amici, non ho più dolori di nessun genere, mi è rimasto solo un problema che però le ho mandato una mail perché preferirei, per il lavoro che faccio, non parlarne in pubblico, specialmente se si andrà su YouTube. psoriasi, che è anche mio figlio piccolo. E sono molto ligia e seguo perfettamente la sua dieta. Ogni tanto sgarro, non posso permettermi di sgarrare perché appena sgarro io sto male, quindi parte il prurito, parte il mal di pancia, l'aria, il male a, quindi una volta alla settimana dicevo, Claudio, andiamo fuori a cena. Sì, uno del gruppo A quando va fuori a cena andate dai giapponesi, sopravvivete. Perché se andate in un ristorante comune, quelli di gruppo A tornate a casa, mal ridotti. Lo so. Poi, io sono cresciuta a vino, perché sono friulana, quindi nonostante il vino bianco e il vino rosso siano neutri o comunque... No, col vino bianco qualche problema in più ce l'ha. Anche il rosso vedo che l'alcol... Con un buon vino rosso. Senza solfitti, tanti solfitti aggiunti, sopravvive. un buon Lambrusco, che è un vino sottovalutato, ma che può essere un nettare di vino, proprio. Proverò. Quindi io principalmente... Di non tanti gradi e con meno solfitti possibili. Ogni tanto, grazie. Non a cena. Principalmente volevo portare la mia testimonianza. Però mandi una mail allora, mi manda una mail che così cerchiamo bene. No, ma adesso nuova, dice, sono l'allenatrice, ci siamo sentiti a Parma. Ah, ok, sono perfetto. Sono l'allenatrice di Parma, di Reggio, di Montecavolo. Vorrei solo chiedere l'ultima cosa perché per mio marito, perché siccome lui soffre di mal di gola, ed è una guerra ovviamente, perché qua si mangia solo roba dolce, io ho voglia di cucinare a colazione salata. Ma il marito è adulto e vaccinato. Ha sempre mal di gola e dà la colpa al colpo di freddo. Vorrei che...
Ma infatti non vede. No, no, adesso semmai passa il volante a lui e parla l'interessato. E parla l'interessato. Non c'è cosa peggiore che parlare per gli adulti. No, assolutamente, anche perché poi ognuno è libero di fare come crede. Se ci tiene ad avere il mal di gola, che sia libero. Io farei la prova a vedere se modificando qualcosa il mal di gola passa. Dopodiché... Ah, tra l'altro grazie a lei non gli hanno messo la macchinetta, quella per le apnee notturne, sì. Lui ha un problema al cuore, non ha più le tachicardie dopo pranzo, dopo cena, cioè, è dimagrito 10 kg. Mi sembra giusto, se no sì, addio, però sa che fatica. Grazie dottore. Ma che gruppo del sangue ha quest'uomo? Zero. Lui zero. Zero. È nato quando quest'uomo? Oh, io so. Ma perché devi farmi? Quando è nato quest'uomo? Maggio. Quando? Il 24 maggio. 24 maggio, quella là, muti passarono quella notte i fanti, va bene. Come? Non le l'hanno fatta studiare il 24 maggio? No, niente? Santo cielo, le scuole elementari non sono più appunto quelle di una volta, adesso insegnano un sacco di stupidaggini, allora i momenti focali della storia d'Italia ce li insegnavano. E come? Certo, gruppo zero, e di cosa si preoccupa? Prende il mattarello, glielo picchi sugli alluci, basta. Dopodiché vede. Dopodiché gli dice: senti, il convento passa questo. Bene. Se no, ognuno apre il suo convento e se ne fa da mangiare da sé. Dice: siccome sono una moglie e una mamma responsabile, ecco, ci tengo che tu stia bene, visto che è importante, quando sei in una famiglia è importante stare bene, perché la salute, quando uno vive da solo, va bene, appartiene a noi stessi, a parte che poi si va sempre a gravare su tutta la collettività, ma quando sei in una famiglia la salute non appartiene solo a noi, appartiene a quelli che ci stanno attorno, perché il problema di salute di un componente della famiglia va a gravare su tutti gli altri, e non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista affettivo, del tempo, delle preoccupazioni e tutto quanto. E l'ultima se cosa, non capiscono veloce. I maschietti, che sono quelli un po' più renitenti, io ne ho quattro mattarello in casa. Sulle unghie degli alici. Per tutte le mamme disperate, soprattutto il gruppo zero, non lo compatisca, lo maltratti. Quelli di gruppo zero danno il meglio di sé se sono strapazzati. Fantastico. Se sono compatiti gli si annienta, se invece sono strapazzati tirano fuori il loro istinto e il loro orgoglio. Bellissimo. Adesso te la faccio vedere io. Per tutte le mamme disperate, visto che io ho tre figli, i primi tre mesi è stato veramente terribile, sì, perché certo. Nessuno voleva più mangiare nulla, certo. Però io ho mangiato quello, ma il digiuno fa bene, il digiuno, esatto. Il digiuno spesso e volentieri può essere risolutivo di tante problematiche. Esatto, infatti a casa mia o mangi quello o fai quello che ti pare, quindi là, faccio solo quello. Giusto. Esatto, però di non mollare. Quindi perché... avete dei figli di gruppo 0 e di gruppo A? Allora abbiamo... A, B e 0. Sì. Allora, il B è il ragazzino adottato. Sì, quello adottato. Va bene. Ma ci sono tante cose che possono andare bene in comune. E poi l'industria alimentare è venuta in aiuto quelle... di tutti quanti. Ci sono le scatolette per il gruppo B di fagioloni bianchi di Spagna, di Borlotti e di tonno. Quando non sa che cosa fargli da mangiare, ne apre uno e l'altro e dice: il convento passa questo, fagioli di Spagna e tonno, che di solito fagioli di Spagna e tonno a quelli di gruppo B piacciono da matti. E noi che arriviamo al 20 del mese così, sì. Posso testimoniare che si può fare questa dieta, poi noi andiamo a scatolette, sì, tranquillamente. Certo. Ma si risparmia anche un bel po' di soldi. Insomma, certo. Esatto. Benissimo. Bravo, complimenti. Grazie. E vivi a Monte Carlo e Lorenzo.
Demas Milano è un atelier specializzato in abiti da cerimonia per lo sposo, la sposa, i testimoni e gli invitati. Avrete la possibilità di scegliere tra i capi disegnati dai migliori stilisti italiani e internazionali, tra cui Pronovia, Sposa Clarà, Pignatelli, Armani, Petrelli, Versace, Lubiam o tra quelli della collezione Demas Privé. Con oltre 6.000 metri quadri di esposizione e 30 anni di esperienza, Demas Milano vi aspetta a Cesano Boscone in via Benedetto Croce 13. Per appuntamenti o informazioni 02 45 86 72 36 sul web www.demas.net.